Allora, prima di chiudere l'argomento per oggi, poi così lo riprendiamo la settimana prossima e passare quindi nella mezz'ora che rimane, andare un po' avanti col mock-up, ho una domanda in sospeso da prima dell'intervallo in cui mi sono reso conto di non aver spiegato correttamente, no, il termine rank. Il ranking di una distribuzione significa associare a ciascun elemento un ordine, un numero d'ordine. Cioè, tu sei il primo, tu il secondo, tu il terzo, tu il quarto, tu il quinto, tu il sesto, fino all'ultimo. E quello che prima dicevo, metterli in fila. No? Di solito, metterli in fila, noi per fare la mediana, eccetera, dicevamo prima quelli del gruppo 1, poi quelli del gruppo 2, poi quelli del gruppo 3. All'interno del gruppo 2, quando poi si è andati a prendere la mediana, diciamo che gli elementi sono tutti intercambiabili perché appartengono tutti al gruppo 2, ma in ogni caso li ordino in qualche modo. La posizione che assume un individuo all'interno di questa fila la chiamiamo il rank o il rango della persona, dell'entità all'interno della distribuzione statistica. Quindi da un lato è un'operazione preliminare che posso fare per ordinare gli elementi sulla base della loro presenza nelle classi che a loro volta sono ordinate. All'interno della classe l'ordinamento è arbitrario e ci sono vari modi poi di associare numericamente questo valore. È quello che in italiano chiamiamo la classifica. No? La classifica è chi è arrivato primo, secondo, terzo, quarto, quinto. La classifica può essere basata su valori quantitativi, cioè il numero di secondi che ci hai messo a fare i 100 metri, oppure sulla combinazione di n prove per cui c'è il risultato migliore in una e peggiore nell'altra. Quindi può anche arrivare da misure di tipo ordinale e non necessariamente misure di scala. Ciò che differiscono i vari metodi di ranking è come associare un valore numerico agli elementi che sono nella stessa classe. Alcune volte, se non so, immaginate di avere due elementi a pari merito, al secondo posto. Allora, un modo che si trova comunemente nello sport è di indicare chi è arrivato al primo posto, uno, chi è arrivato secondo 2, chi è arrivato secondo pari merito sempre 2 e poi quello successivo 4. No? Si vede un tipo di numerazione di questo genere. O cose di questo genere. Oppure li chiamo comunque 1, 2, 3, 4, dove il 2 e il 3 metto asterisco a fianco e in realtà sono a pari merito. Oppure 1, 2, 2, 3. Sono modi diversi di numerarli. No? Quindi possono essere vari metodi di fare ranking, ma ciò che hanno in comune è che tutti gli elementi della prima classe saranno sempre prima di tutti gli elementi della seconda classe e così via. Poi come etichetto gli elementi della stessa classe dipende poi da che cosa voglio ottenere. Alcune volte si usano anche i numeri frazionari, 2, 2,5, 3, tanto per metterli comunque in qualche ordine, non avere numeri duplicati, ma comunque far vedere che sono tra il 2 e il 3. Ma questi sono, vogliamo, se vogliamo, sono poi i dettagli dei singoli metodi di ranking. Quindi associare a ciascun elemento la posizione in cui lui compare quando metto gli elementi in ordine rispetto alle classi. Ok, allora io qua sospenderei questo argomento perché sennò diventa un po' pesante andare avanti 3 ore su queste cose e fare un po' di relax andando avanti con i nostri mock-up e poi lo riprendiamo mercoledì prossimo. Un debito che ho con voi da ieri è, dicevamo, vediamo se la rete funziona adesso. Era come fare a inserire dei link all'interno di una tabella, no? Far capire che una voce era un link che passava alla
alla pagina successiva. Allora, non so se voi avete avuto il piacere di farlo, ma io sono andato a leggermi l'help di Balsamic, effettivamente è abbastanza facile da fare, posto di riuscire ad aprirlo. Dai, su, fai bravo. Connected, dice lui. Ah, ci siamo. Zero per cento è già qualcosa. Dai, fai bravo. Ok, allora, vi dicevo, il modo per trasformare il testo in link è più semplice di quanto non mi ricordassi ieri e prevede di inserire il testo tra parentesi quadre. Se voi mettete il testo tra parentesi quadre, quando uscite vi fa vedere il link. Non solo, ma a fianco, nella tabella delle proprietà, lui riporta i nomi che avete inserito e quindi potete scegliere la destinazione, che in questo caso è sempre la stessa, per i tre link. A questo punto anche il bottone seleziona lo mandiamo sempre alla stessa pagina 4-5. Questa specifica del link è rappresentata anche a livello di testo. Vedete, la sintassi è questa: tra parentesi quadre il testo che compare, tra parentesi tonde il nome della destinazione, che può essere o il nome di un mockup o può anche essere un sito web. Potete scrivere http due punti il sito che volete, se volete fare un link ovviamente che va all'esterno del mockup. Un'altra cosa molto carina, vediamo se mi ricordo come si chiama. Sì. L'abbiamo lasciato per ridondanza, nel senso che io posso avere la prima modalità che sono i link e basta, la seconda modalità che sono i radio button più il bottone seleziona, in alternativa, nessuno mi vieta di averli entrambi. Così l'utente che si trova meglio con i radio button selezionerà, clicca su seleziona, l'utente che si trova meglio con i link. L'importante è, a livello di sito, mantenere una certa coerenza. Cioè, o decidiamo di fare tutto in un modo o tutto in un altro, ma se comparirà più avanti un'altra pagina in cui il tipo di selezione è dello stesso tipo, anche lì dovremo fornire la doppia modalità. Fornire più modi per fare la stessa cosa di per sé è un bene, perché poi ciascun utente trova le proprie scorciatoie. Pensate in quanti modi diversi posso mettere un testo in grassetto dentro Word. Con la combinazione di tasti, col bottone, col menu, con la diciamo così, casella di dialogo, eccetera. Vedete qualcuno che usa un programma che usate anche voi, vi accorgete che lo usa in modo diverso, perché fa percorsi diversi per ottenere gli stessi risultati. Questo di per sé è accettabile, anzi. Volevo solo vedere se... Ecco, quest'altro sito, che in realtà è un progetto, vedete, mockups2go.mybalsami.com. Noi abbiamo il polito.mybalsami.com, questa è un'altra associazione, che ha pubblicato, delle persone che hanno pubblicato sempre su Balsamic, una serie di mockup da cui rubare, no? To go è da asporto, no? Adesso arriverà anche forse. C'è un lungo elenco di, lungo quando arriva,
di mockup da cui poter prendere degli esempi, degli elementi, eccetera. No? Li potete vedere, quindi copiare l'ispirazione, l'idea, eventualmente anche proprio copiare il mockup stesso. Potete salvare il file MBML, come si chiama, e importarlo nel vostro progetto. Per cui, ad esempio, queste sono tutte categorie, che so, categorie siti web e applicazioni web. Ci sono 46 mockup diversi da cui poter prendere dei pezzi. Oggi la rete non è nostra amica, vero? Adesso volete fare il campo di login o di registrazione, anziché farlo ogni volta andate a prendere da qua, dove sono già fatti, no? Per velocità di prototipazione. Nell'esempio di file browser, esempio di home page, c'è un po' di tutto. Alcuni fatti bene, altri fatti male, per carità. Però l'ho trovata citata nell'help, mi è sembrato utile farvela presente. Ecco, per quanto ci riguarda invece, vorrei fare, dove è andato? Abbiamo, rispetto a questo diagramma di casi d'uso, vi ricordate, abbiamo fatto gestione domande e risposte, l'elimina domanda l'abbiamo liquidato abbastanza in fretta e stavamo cominciando a lavorare su inserimento domande e risposte. Inserimento domande e risposte è il inserimento domande e risposte è il 2.4, che a livello di scenario abbiamo cominciato a descrivere ieri in questi termini. Il sistema predispone i campi per l'inserimento dei dati, perché nel punto 2 non c'è nulla, se inserisco una domanda da 0 non c'è nulla da mostrare, l'utente inserisce i dati necessari, e conferma, e a quel punto, nel caso migliore, il caso d'uso è finito. Quindi il sistema ritorna al caso d'uso generale. Allora, per essere più precisi, conviene sempre, quando si parla di dati o di informazioni, far riferimento a termini che sono definiti nel modello concettuale. Quindi, i dati della domanda e delle 5 risposte. I dati necessari della domanda e delle 5 risposte. Eccezioni. Quali possono essere le varianti? Allora, scusate, aggiungiamo ancora un punto 4. 4, il sistema conferma l'inserimento della domanda e quindi torna, no? Potremmo usare lo stesso meccanismo che abbiamo già usato nel caso della cancellazione, torna alla pagina precedente con una scritta domanda inserita correttamente. Come prima avevamo fatto domanda cancellata, vuoi annullare, in questo caso non c'è bisogno di annullare l'inserimento, ma scrivo domanda inserita correttamente e compare l'elenco con la domanda in più. In alternativa, la prima alternativa che dobbiamo considerare è che cosa succede se i dati non sono corretti.
Manca una risposta. Manca la domanda. Non ha detto quale risposta è quella corretta e così via. Quindi, anziché confermare, l'alternativa 4A è il sistema segnala un errore di inserimento e torna al punto 3. Dice, manca la risposta numero 3. Campo troppo lungo, campo troppo corto. La classica validazione dei dati. Non ha inserito il peso che ha inserito è negativo. Se rispondi giusto ti penalizzo, queste cose qua. E questa è l'eccezione data da, diciamo così, dall'errore. Poi abbiamo l'altra classica eccezione, estensione, perdon, data dalla diversa volontà dell'utente, quindi 3A, l'utente abbandona l'inserimento, e poi abbiamo ancora un'altra alternativa, quindi questo è il bottone di annulla, tanto per capirci. Poi abbiamo un'altra alternativa che è quella del fatto che l'utente può decidere di inserire l'immagine oppure no. Allora, cosa vuol dire inserire l'immagine? Che l'utente decide di inserire l'immagine, dov'è? È un'alternativa o un'aggiunta, anzi, al campo 3. Quindi, il punto 3 inserisco i dati senza immagine e confermo. 3A annullo e non inserisco nulla. 3B decido di inserire un'immagine. Quindi il caso 3B è una variante del caso 3, l'utente vuole inserire un'immagine. Allora a questo punto che cosa fa? Inserire un'immagine non è un'operazione che si conclude con un clic solo. Dovrò dire, voglio inserire un'immagine e poi scegliere quale immagine inserire. Ok? Quindi è composto di altri passaggi. Quando l'utente, punto 3B, vuole inserire un'immagine, significa che ha cliccato da qualche parte per dire che vuole inserire l'immagine. Allora a questo punto il sistema, punto 3B1, quindi nell'alternativa 3B abbiamo vari passaggi, il sistema permette all'utente di scegliere il file da caricare. 3B2, l'utente seleziona un file immagine dal proprio PC. Un file che lui deve avere sul proprio PC. A questo punto 3B3, che il sistema carica il file, acquisisce il file e torna al punto 3. Giusto? Questa è come se fosse una subfunction di una subfunction, non riesco a pronunciarlo, ma l'avete capito. Sono già dentro una sottofunzione, a sua volta attiva una sottofunzione ancora più semplice. Tra l'altro questo mi fa venire in mente che dovremmo almeno prevedere un 3C. L'utente elimina l'immagine inserita. Perché se ti permetto di specificare un'immagine per una domanda, non è che poi dopo hai caricato un'immagine di prova per sbaglio e poi non la puoi più togliere. Quindi sono sempre nel passo 3, in cui dovrei inserire i dati, ma magari c'era un'immagine e non mi piace più, cancella l'immagine. Questo è un passo solo, clicca su elimina e basta. Oppure la voglio modificare, allora basta che io ne inserisca una nuova.
e sovrascriverà quella vecchia. Oppure non me ne frega niente, inserisco la domanda e la risposta e vado avanti così. Ok? Allora, sembra complicato, in realtà stiamo parlando di due mockup. Perché il punto 1 ce l'abbiamo già, è il bottone inserisci nella pagina precedente, nel mockup di livello user goal. Il punto 2 e 3 è quello che dobbiamo fare, essenzialmente il punto 3. E dentro il punto 3, la possibilità di inserire i dati, ci sarà anche un bottone per attivare il 3A. Beh, abbandonare. Il bottone per attivare il 3B e eventualmente la visualizzazione dell'immagine e il link o il bottone per eliminarla. Quindi è tutto lo stesso mockup. 2, 3, 3A, l'inizio di 3B e 3C. Poi servirà un altro mockup invece per 3B1, 3B2, 3B3, che è quello effettivamente di scelta dell'immagine. Quindi iniziamo a fare mockup che va di fatto il passo 3 con tutte le sue varianti. Ok? Allora, torniamo indietro. Noi eravamo in questa pagina, dunque GDR step 4.5, inserimento appeso, gestione della domanda, questa qua. Questa era la pagina, la apro solo senza editarla, solo per vederla, nella quale l'utente aveva cliccato su inserisci nuova domanda. Ok? Adesso creiamo un nuovo mockup. Quindi metto il browser. Allora, inserimento domanda. Di quali dati è composta la domanda? Adesso ci ricordiamo abbastanza a memoria del modello concettuale. C'era il quesito. L'hanno già fatta questa cosa. E c'è, l'ho salvata? Forse non l'ho salvata. Secondo me non l'ho salvata. Ma facciamo in fretta, poiché l'abbiamo già fatta, sappiamo già di cosa parliamo. Vedi a non salvare le cose. Le risposte, abbiamo detto il peso. Ah, il peso. Posso indicarlo qua, il peso, lo metto qui perché da docente le due cose che mi devono saltare all'occhio è la domanda e il peso che gli ho dato in modo da poterlo editare, poi ho le risposte e l'eventuale immagine. Allora, ieri non avevamo fatto l'immagine, quindi diamoci un po' di spazio per farlo. A questo punto può esserci l'immagine. Quindi possiamo mettere un link al posto di un bottone, solo perché è meno invasivo. Aggiungi immagine. E contemporaneamente possiamo già, visto che è un mockup, far vedere il caso in cui l'immagine ci sia già. Allora, nel caso in cui l'immagine ci sia già, il link non sarà aggiungi immagine, ma sarà modifica immagine. O aggiorna immagine. Quindi uno solo dei due comparirà tra questi.
possiamo mettere una nota che dice che aggiungi immagine se nessuna è definita. Aggiorna immagine se esiste già. E poi a fianco posso inserire l'immagine. Ovviamente comparirà solo se è già stata inserita. Con a fianco potrebbe esserci il bottone, anche qua, elimina. Quindi abbiamo due varianti di questo, quello senza immagine in cui non c'è questa immagine, non ci sono queste due scritte ma c'è solo la prima, aggiungi immagine. La seconda variante in cui c'è l'immagine che avevo già inserito, con a fianco il link aggiorna e elimina. Poi abbiamo detto che possiamo aggiungere le risposte, quindi non text area ma text field, così, in cui ci sono le risposte fornite e poi il bottone per selezionare quale il docente ritiene che debba essere la risposta corretta. E poi abbiamo due bei bottoni che sono inserisci e annulla. C'è altro che abbiamo dimenticato dal nostro caso d'uso? Andiamo a ripassare. Il docente sceglie di inserire una domanda, ce l'abbiamo. Predispone i campi per l'inserimento dei dati, sono questi. L'utente inserisce i dati necessari della domanda e le 5 risposte. Allora, i dati necessari sono il quesito, il peso, le 5 risposte, quale sia la risposta esatta al netto dell'immagine. Il sistema conferma l'inserimento della domanda, cioè l'utente inserisce i dati, il sistema conferma, ce l'abbiamo dall'altra pagina. Qui ho la conferma, il bottone inserisci. Ecco, questo ci manca, il sistema segnala un errore di inserimento, torna al punto 3, dovremmo fare un mock-up con il messaggio d'errore. Il 3A ce l'abbiamo, l'utente abbandona l'inserimento, ce l'abbiamo il bottone di annulla. L'utente vuole inserire un'immagine, 3B, abbiamo il link aggiungi immagine e dobbiamo però ancora implementare il mockup corrispondente, quindi 3B1, B2, B3, il 3B ce l'abbiamo, il B1, B2, B3 no. 3C, l'utente elimina l'immagine inserita, ce l'abbiamo nell'ipotesi di non voler chiedere conferma. Elimina immagine, c'è qui, quindi nel momento in cui clicco e mi elimina, l'immagine sparisce. Al massimo se la ricarico.
Quindi il mockup si chiama, non avevamo dato un nome a questo, inserimento domande e risposte, quindi IDR. Nella gestione domande e risposte, inserimento domande e risposte, step 3, 3x, perché sono tutti i 3 e i suoi parenti. Ecco, per quanto riguarda l'inserimento dei file, dovremmo costruire una cosa di questo genere. O rubarla da qua. Cioè, quando clicco su inserisci, mostrami, questo l'ho preso da quel sito là, mockup2go, in cui ce n'era una che mi somigliava a ciò che volevo. Per cui dovrei creare un mockup, ma a livello di mockup posso anche farlo a livello di immagine. Cioè io posso dire, prendo Word, file open, mi dà questo, cattura schermo, in cui catturo questa finestra, me la salvo in una cartella a piacere, e nei mockup carico quella. Dai. Ditemi che l'avevo salvato. No, eh? Vabbè. Spero di recuperarlo, ma non voglio trattenervi mentre io dico parole che potrei, di cui potrei pentirmi. Quello che potete fare è caricare negli asset di progetto l'immagine che abbiamo appena scattato, gli date un nome, quindi caricate l'immagine tra gli asset, cioè gli elementi grafici del progetto Balsamic, gli date un nome e poi la potete richiamare come gli altri elementi. Quindi non sarà un mockup vero e proprio fatto con gli elementini, ma serve per far capire all'utente, qui devi scegliere un file. Quindi tante volte si possono anche prendere scorciatoie di questo genere. Adesso cerco di recuperare il lavoro e vi saluto.